Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Dopo aver completato il nuovo Crisis Dungeon a difficoltà normal, siamo pronti per la difficoltà hard, o comunque spero di essere pronto per la difficoltà hard. Anche in questo caso abbiamo un boss che in questo caso è il Bloody Worm, debole in questa volta al tuono, resistente a fuoco, terra e acqua addirittura. Sempre stessa cosa, sempre stessa strategia probabilmente dell'altro verme. Bisogna fare attenzione perché lui invece ha questa volta, anziché infliggere resistenza terra down, infliggerà la resistenza acqua down, quindi bisognerà comunque avere la possibilità di gestire la situazione. Power raccomandato da 135.000 di base fino a 191.900 come massimo. Io ho un team da 257.000 che dovrebbe in un qualche modo aiutarmi a sopravvivere. È lo stesso team che ho utilizzato anche con la difficoltà normal, quindi non starò qui a farvi rivedere tutta la build, tutte le robe, perché se volete potete recuperare il tutto direttamente dall'altro video. È inutile che mi metto a rimostrare tutte cose, anzi facciamo una cosa, facciamo una carrellata molto molto veloce. Sephiroth, queste sono le sue statistiche di base: ottimo attacco magico, buoni HP, materie che ho messo solo ed esclusivamente, ripeto, per affrontare le difficoltà più alte di Bahamut e Bahamut Ifrit, quindi non ho avuto la voglia di cambiare tutta la build. Infatti tutte le sub-weapon sono sub-weapon con incremento HP, incremento difesa e in generale incremento delle difese, senza ulteriormente potenziare negli attacchi magici, negli attacchi elementali. Eris, stessa identica cosa, cura, debuff, tutto quello che occupa la sua sfera, diciamo, di competenza, mettiamola così, quindi le cure, il debuff tramite la salambrella e il suo ruolo è ben definito. Sub-weapon, anche in questo caso, sempre per HP, riduzione fisica, cioè difesa fisica, HP e healing. Cloud, stessa identica cosa, gioco molto sugli HP, ottimo valore di attacco fisico, anche lui qualche materia di supporto giusto per aiutare il party, e poi anche lui come sub-weapon, a parte l'arma di Matt che mi consente di ottenere attacco fisico e danni elettrici per incrementare un po' la potencies, abbiamo anche per lui HP difesa magica, HP difesa fisica, quindi veramente dei setup molto 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 sobri in realtà, tutte con armi free to play tra l'altro, quindi chi ha avuto modo di giocare dal day one come me avrà sicuramente la possibilità di utilizzare queste armi come sub-weapon, però ovviamente come armi principali cercate di utilizzare delle armi ben potenti, perché appunto se vi faccio vedere le mie sono praticamente tutte rosa ormai. Arrivati a questo livello del gioco è molto facile avere già delle armi con diverse stelle rosa. Detto ciò, direi di cominciare, addentriamoci in questo dungeon e facciamolo ovviamente insieme. Ah, addirittura è col sistema come nel capitolo, perché nel capitolo ovviamente pensavo fosse come l'altro, invece hanno fatto bella questa cosa, mi piace, hanno diviso praticamente la struttura della mappa della prigione di Corel nella difficoltà normale hard. Questa sarebbe la seconda parte della prigione di Corel nel capitolo che è uscito appunto di Evercrisis, che è anche un po' labirintico, quindi è interessante. Ci sono le indicazioni che dobbiamo seguire, che ecco, vedete, in questo caso mi dice studia la mappa e poi seleziona una direzione, perché dobbiamo essere per l'appunto noi a decidere la direzione giusta anche in base a quello che prendiamo. Nel capitolo c'erano delle indicazioni ben precise, qui non so se effettivamente ci saranno delle indicazioni, quindi le guarderemo tra di noi. Ok, eccomi qua, perdonatemi, chiamata urgente. Allora, probabilmente essendo questa sezione un po' labirintica, credo che mi convenga fare la strada e poi magari mostrarvela, mettervi magari da qualche parte tramite editing in sovraimpressione tutte le direzioni giuste per ottenere tutto quello che è presente all'interno della mappa. Quindi vado a farmi un giro e nel frattempo penso a cosa fare. Ok, siamo arrivati al boss finale. Non so in realtà dove potervi mettere
cioè dove potervi mettere, diciamo, tutte le direzioni giuste per trovare la strada. Quindi non so se farò un montaggio a parte dove vi farò vedere il percorso, anche perché credo che sia un percorso fisso e non sia generato a caso, perché sarebbe troppo assurdo, secondo me. Quindi penso che sia comunque un cioè penso che sia comunque come dire, penso che sia un percorso fisso, ecco, mettiamola così. Speriamo che mi sia scritto tutte cose bene, perché ovviamente poi ho dovuto ricontrollare, ma non dovrebbe essere tutto giusto. Quindi probabilmente, non so, vi potrei attaccare anche un montaggio di tutto il percorso. Dove vi scrivo cosa trovate, cosa non trovate, eccetera, eccetera. Anche se in realtà gli scontri non mi ricordo, cioè li ho segnati, però ricordarmi anche il boss non mi ricordo. Anzi, in realtà forse sì, me li ricordo in realtà i boss, quindi non è un grosso problema. Potrei fare effettivamente un montaggio dove vi faccio vedere tutte le strade e vi indico anche quali combattimenti ci sono. Quindi, prima di fare il boss finale, carrellata dei percorsi. Via! Ok, ci siamo e siamo pronti per il boss finale. Sperando di non mandare tutto in malora, perché non vorrei utilizzare un altro cottage, ma credo di non averne bisogno. Ho messo i cocktail. Madonna, mi stavo affogando. Ho messo i cocktail per Cloud e per Sephiroth, perché comunque credo che ci stiano. Ovviamente dobbiamo curare subito. Ok. Abbassiamo subito l'attacco fisico.
Che dovremmo essere comunque abbastanza resistenti, perché ho preso, esatto, ho comunque preso tutti quanti i bonus. E che con, vedete, l'automod loro pensano soltanto a curarsi. Quindi ora facciamo così, iniziamo a mettere la semi-auto, così almeno, perché sennò non ne usciamo più. Non ne usciamo letteralmente più. Io con Sephiroth devo andare ad attaccare. Punto. Poi switchiamo solo quando necessito delle cure. Ecco, questo è un problema in realtà, perché non ho messo nessuno. Effettivamente non ho messo nessuno con i sigilli triangolari. E quindi potrebbe essere una bruttissima notizia. Aia. No, ok, va bene. Ce l'abbiamo... Siamo sopravvissuti, non so come però. Buono. Certo, tutta sta riduzione di attacco fisico un po' è una rogna. Ok, però in teoria dovremmo riuscire a eliminarlo. Ok. Oddio, è rimasto con un pelo. Ok, ce l'abbiamo fatto. Lui non fa l'attacco finale, cosa positivissima in realtà, perché con l'attacco finale sarebbe stato un po' un problema magari. Però va bene così. Certo, il debuff fisico effettivamente non ci ho proprio pensato. Però vabbè, noi avevamo Sephiroth, quindi si poteva tranquillamente gestire. Spero che sia S+, perché è vero che ho usato un cottage, però sì, ok, va bene. Ci sta, non mi interessa fare chissà quale punteggio. L'importante è avere appunto l'S+. Bene, detto questo, spero che il video possa esservi stato utile. Spero che appunto possiate seguire al passo la guida per ottenere magari anche un bel risparmio di tempo. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!